L'agenda di gravidanza è quella valigetta verde brillante che sarà capitato a tutti di vedere nelle mani di una giovane donna o anche di un giovane uomo che accompagna una giovane donna. Beh, non si tratta di un accessorio alla moda inventato da uno stilista. È una valigetta che accompagna ogni donna in Piemonte che affronta la sua gravidanza. E l'accompagna perché? Perché le serve per svariate finalità. La prima sicuramente è quella di ricevere delle informazioni che la rendono maggiormente partecipe di quello che è l'evento che sta vivendo, e queste informazioni sono finalizzate soprattutto a farle capire che cosa la natura ha programmato per una gravidanza fisiologica, un parto fisiologico, un avvio dell'allattamento al seno. E d'altra parte le servono anche queste informazioni per capire che cosa i servizi sanitari le mettono a disposizione perché questo suo percorso di gravidanza, parto, eccetera, avvenga nel modo più fisiologico possibile. E se malauguratamente va incontro a degli elementi di rischio, che questi vengano presi tempestivamente ed efficacemente in considerazione e trattati. Perché è nata l'agenda di gravidanza, ci si potrebbe chiedere? Beh, prima di tutto è nata per alcune considerazioni critiche che gli operatori si sono fatti rispetto alla gestione della gravidanza e del parto, e nelle quali si è verificato come sia stato un intervento a gamba tesa della medicina negli ultimi decenni nell'ambito della gravidanza. E quindi si è cercato di fare un percorso che mettesse la donna in primo piano e gli operatori accanto a lei per accompagnarla in questo percorso. Oltre le informazioni nell'agenda è contenuto il programma dei controlli basati su evidenze scientifiche che sono quelli utili per una gravidanza fisiologica. Sono contenute le impegnative per gli esami che vengono proposte alle donne, impegnative che possono essere utilizzate immediatamente dalla donna, alle scadenze ovviamente previste, ma immediatamente nel senso che alla donna non si richiede più di passare dal suo medico della mutua per farsi vidimare delle richieste che un altro collega ha fatto. Tutte queste informazioni che l'agenda raccoglie vengono portate proprio, è una valigetta, ve l'ho detto prima, vengono veicolate dalla donna stessa al momento in cui va in ospedale per il bilancio di salute delle 36 settimane e successivamente quando ci andrà per espletare il parto. Prima della realizzazione dell'agenda di gravidanza, le gravidanze fisiologiche o a basso rischio venivano eseguite o prettamente seguite dai ginecologi, sia privati che ginecologi consultoriali. Quindi diciamo che l'ostetrica ha sempre avuto una parziale autonomia nella gestione delle gravidanze. Infatti, in alcuni consultori venivano fatti degli ambulatori dedicati dove l'ostetrica seguiva sì la gravidanza, ma doveva sempre avere l'ausilio dello specialista, del ginecologo, per la richiesta sia degli esami e soprattutto anche delle ecografie. Diciamo che l'avvento di quella che è stata l'agenda di gravidanza è stato veramente ha permesso proprio un cambiamento epocale per noi ostetriche. Perché? Perché ha fatto in modo che noi potessimo essere molto più autonome, soprattutto per seguire tutta la gravidanza fisiologica. I vantaggi che la gravidanza, cioè di questa agenda dell'agenda di gravidanza, per lo più sono stati il fatto di avere dei protocolli condivisi, soprattutto per tutti gli operatori della regione Piemonte, e questo è molto importante proprio per un lavoro, diciamo, di omogenizzazione del servizio. Un'altra cosa importante, soprattutto anche per la donna, è il fatto di avere uno strumento basato soprattutto sulle evidenze scientifiche, quindi uno strumento molto importante per la conoscenza della donna.
Un'altra cosa molto importante, possiamo dire tra i vantaggi di avere appunto questa agenda di gravidanza, è che la distribuzione è fatta unicamente presso i consultori familiari. E devo dire che anche questo ha giovato tantissimo i consultori perché ha fatto sì di promuoverli. Normalmente l'utenza o la popolazione che accedeva ai consultori veniva solamente per alcune prestazioni particolari. L'agenda ha fatto in modo di far conoscere a tutti, soprattutto la popolazione, qual è l'attività di un consultorio e di conseguenza è stata una promozione di questo. Il bilancio di salute che avviene all'ospedale viene eseguito proprio attraverso anche l'utilizzo dell'agenda di gravidanza. Tra i vantaggi non solo diciamo dell'attività consultoriale, ma proprio i vantaggi che sono di collaborazione tra le ostetriche è proprio il fatto di questo trade union che collega le ostetriche territoriali alle ostetriche ospedaliere. La valigetta verde, per coloro che la vedono nelle mani della donna per strada e capita vicino agli ospedali, è un sorriso, è un tocco di colore, del colore della speranza, una proiezione al futuro. E sarebbe bello che per i dirigenti sanitari dei servizi delle ASL diventasse la testimonianza, l'indicatore del loro impegno a produrre salute per la comunità. La donna in gravidanza che accede ai nostri consultori incontra come prima professionista l'ostetrica, con la quale instaura un rapporto di fiducia e di professionalità. Al primo accesso l'ostetrica consegna alla donna in gravidanza l'agenda, spiegandone l'utilità e la sua funzione. Nel momento in cui la donna riferisce di voler essere seguita in consultorio, l'ostetrica procederà nella compilazione della stessa e quindi realizzerà praticamente quello che è tutta la stesura dell'agenda stessa per capire se la donna è in una situazione di gravidanza fisiologica oppure no. Tengo a precisare che l'agenda è uno strumento che può utilizzare l'ostetrica in consultorio, il ginecologo consultoriale, può essere data per il ginecologo privato o il ginecologo ospedaliero. Quindi veramente può essere utilizzata da tutti, sia per la gravidanza fisiologica che per la gravidanza a rischio, aggiungendo chiaramente degli esami che il ginecologo deciderà di fare, di eseguire. Una volta che l'ostetrica appunto compila la parte anamnestica e risultato effettivamente una gravidanza fisiologica, viene presa in carico dall'ostetrica stessa, nel caso contrario verrà bypassata al medico specialista. L'ostetrica, attraverso la sua esperienza, la sua competenza e la sua empatia, riesce ad instaurare un rapporto di fiducia reciproca con la donna che permette di creare un'assistenza a 360 gradi. Quindi la donna verrà seguita anche mensilmente solo dall'ostetrica. Nel caso in cui però si rilevasse una situazione, come dicevo prima, di non gravidanza fisiologica, viene chiaramente seguita dal medico e anche nel caso in cui ci fosse la necessità di una prescrizione terapeutica. L'integrazione tra punti nascita e consultori è fondamentale se si vuole costruire una rete tra territorio e ospedale, come peraltro è previsto dal percorso nascita, dove per percorso si intende un modello organizzativo ed assistenziale che garantisca l'accompagnamento e il sostegno alla donna e alla coppia. A promuovere e garantire questa integrazione vi è il Dipartimento Materno-Infantile, che ha tra i suoi obiettivi principali proprio quello di favorire la collaborazione tra le diverse strutture, al fine di ottenere un miglioramento della qualità dell'assistenza erogata. L'assistenza alla donna in consultorio è caratterizzata dalla continuità lungo tutto il suo percorso, a partire dagli esami preconcezionali fino al puerperio, mentre l'assistenza ospedaliera è caratterizzata dalla professionalità nell'assistenza al parto. In questi ultimi anni, grazie alle indicazioni fornite nel percorso nascita, nella nostra azienda sono state realizzate delle procedure condivise proprio per facilitare e migliorare l'integrazione e queste sono relative all'agenda di gravidanza. L'utilizzo di questo strumento ha previsto prima un momento di confronto fra gli operatori del consultorio per acquisire maggiore confidenza. In seguito la condivisione con le ostetriche ospedaliere e infine il tutto è stato esteso ai medici di medicina generale.
Un'altra procedura condivisa riguarda i corsi di accompagnamento alla nascita, per i quali sono state seguite le indicazioni fornite dal percorso nascita e quindi la rete territorio-ospedale-territorio. Questa collaborazione ha portato alla creazione di un corso che prevede i primi 6 incontri in consultorio con l'ostetrica e i successivi 4 in ospedale.